di qua e il posto da dove entreremo anche noi, l'entrata principale qua. Questo qui è il Monte Cronio, è una collina praticamente, ci stanno scavando anche qua. Allora, il primo edificio che vedremo e che mentre entriamo è sulla destra, è il ginnasio. Il ginnasio qui non è segnato come lo doveva, perché allora, quando questa macchina venne fatta, non erano finiti gli scavi del ginnasio. Il ginnasio è lunghissimo, arriva fino a qua, 220 metri. Comunque, dall'inondazione del Cladeo venne distrutto quasi completamente. Soltanto questo angoletto vedremo, non è rimasto niente altro dal ginnasio. Allora, il ginnasio è dove praticavano il pentathlon. Oggi abbiamo il decathlon. Allora c'era il pentathlon, che consisteva da 5 gare. Oggi abbiamo il decathlon che è da 10. Allora, il ginnasio, il secondo edificio è la palestra. La palestra rende un'idea di come è l'attività, cioè ci sono delle colonne, è rimasto qualcosa, lì entreremo dentro e vediamo com'era, anche se il tempo non esiste. Allora, il terzo edificio, quello lì che vediamo lì, doveva essere nell'antichità il laboratorio di Fidia, il quale però purtroppo venne distrutto dai cristiani e al suo posto hanno messo una chiesa. Le rovine della chiesa si vede, una chiesa paleocristiana si vede lì, è solo quello che poi possiamo vedere. Comunque lì è l'Istituto Archeologico Tedesco che ha fatto gli scavi qui da secoli, allora, ha scavato sotto e accanto alla chiesa e ha trovato tantissime cose dal laboratorio di Fibbia che sono interessantissime. Vedremo, c'è tutta un'aula che contiene tutte le prove provenienti da questo scavo qua. E l'ultimo edificio sulla parte destra, scendendo per così come se scenderemo, è il Leonidio. Il Leonidio era una specie di albergo, una foresteria per l'ospite d'onore, eccetera, eccetera, questo per le feste, però ogni giorno, ricordo che le Olimpiadi si facevano ogni 4 anni, poi per tutto l'altro tempo veniva tantissima gente qui a pregare, a portare un regalino, un ex voto, qualcosina, allora c'era tanta gente, quelli che avevano soldi potevano stare lì, gli altri dormivano fuori da qualche altra parte.